Ho aspettato questo giorno per credo 8 settimane, più o meno il tempo della quarantena, del lockdown. E invece la notte scorsa ho dormito malissimo. Mi sono svegliato e ho avuto due mezze brutte notizie. Quindi non è che avessi tutta questa gran voglia di fare questa escursione. Ma non ho pensato un attimo a... No, non ci vado. Era troppo importante riuscire a tornare in mezzo alla natura, risentire gli uccellini, questo vento, tra l'altro con un sole oggi che è veramente Mi ricordo così. perché Cioè, di legno. capite? Io provo a fare un discorso serio. Che ve lo dico a fare? Vai, sono interrotto 2 secondi, Che ve lo dico a cazzo. fare? È toccato a me, ragazzi. È così. Ora stacco la telecamera e lo vado a picchiare, tranquilli. Up with you, brand new day is here. You make me look at everything differently with a smile from ear to ear. You are the wind that sweeps every cloud away. You are the tune that the birds will be singing today. In all the time we'll spend, our love will be growing. Limitless in how we are, never ending. Oggi, 4 maggio 2020, per la prima volta Mirko non ha voglia di girare, di riprendere, diciamo, ecco. Però posso capirlo, dato che siamo stati poi quasi 3 mesi reclusi in casa e adesso il panorama è questo. Insomma, niente male. Quanto manca ancora? Non so dove stiamo andando. Bene, perfetto, ci siamo persi. Qua più avanti ci dovrebbe esserci un casolare abbandonato, però vedo che hanno messo le nuove reti, quindi forse non è accessibile. Sì, mi è venuta la pancia. Che vi devo dire? 2 mesi di quarantena. Ma mi sa che in mezza Fate Italia gli è bobis, venuta la... quindi mi vedete la pancia e me la tengo anche. Anzi, I'm proud of my belly. Penso sia un problema di mezza Italia, quella della pancia, quindi ce ne faremo una ragione. La moda dell'estate 2020 in plexiglass. Finalmente non sarà il maschio fighetta acciughina, ma sarà l'uomo con la pancetta e anche la donna con le curve. Ah, ritorno alla normalità. Finalmente. Basta con questi slim fit, basta con questa storia che se uno è fatto normale all'italiana, forma mediterranea, non può comprarsi una camicia perché porca puttana bisogna essere anoressici. Cioè, abbiamo combattuto l'anoressia per 30 anni, adesso gli uomini si fanno le sopracciglia e vestono come un'anoressica. Ma dai! Bene, siamo arrivati. Quindi si mangia in onore alla nostra pancia. Vuoi venire nel nuovo ristorante? Ma adesso sai che non si può andare al ristorante, si deve fare da sport. Pensavo di trovare cadaveri. Questa C'è qualcosa se non ci sono. era una stalla perché là ci sono le mangiatoie. Queste sono mangiatoie per animali. Sì. Beh, bello trovare una piazzola dove poterci mettere a cucinare con i nostri fornellini. Poi vi faremo vedere come funzionano. Però mi piaceva trovare un punto con la terra battuta senza alberi proprio per fare la cosa in sicurezza. E, perché con quest'erba fresca qui non è che Oh, mi andiamo a faccio cercarlo, vai. impazzire. Siamo accampati qua. Fai un Sì, totale, sì. vai lontano, fai vedere un po' di. Che devo inquadratura fissa perché sai che se fai così si vede un cazzo. Comunque, questa strada dove ci siamo accampati è praticamente una pista di motocross o di enduro e siamo alle spalle di questa casa, sotto questo albero. E adesso prepariamo da mangiare. Qui abbiamo il kit del piccolo avventuriero. Questo è uno degli accessori più fighi che ho per fare hiking e trekking e cucinare insomma nella natura. È un fornellino ultra leggero in titanio.
Eccolo qua, che è veramente piccolo ed ha una potenza incredibile questo qui, cioè riesce a far bollire un pentolino d'acqua come questo in meno di 3 minuti. E ti permette, tra le altre cose, di viaggiare con le bombole, quelle più piccoline, più leggere, proprio perché consuma meno gas. E basta alla fine avvitarlo, sperando che sia chiuso, ok, così, e poi aprendo questo da gas, e quando comincia a bruciare sembra lo shuttle, sapete? Anzi, facciamolo vedere. Sentito? Eccolo qua. Incredibile. Ora non si vede, però vabbè, adesso lo possiamo spengere perché non siamo ancora pronti per cucinare. Questi pentolini invece, che sono da 800 ml, permettono di farlo da mangiare per 2 persone, trovati su Amazon in una lega leggera, comodissima, per mi sembra 15 euro, una cosa così, fantastico. Ma bene o male tutte le attrezzature che sto utilizzando sono Amazon o reperibili dal Decathlon. E questo, Manu, è il pentolino per fare i tuoi noodles. Grazie. Prego. Bellino però, Molto carino. Dell'ottima pasta e fagioli marchio Coop. Gliela liofilizzata perché è leggera da portarsi dietro, però devo dirvi la verità, l'ho fatta diverse volte, non è male, con l'aggiunta di un pochino di formaggio e un filino d'olio, io la consiglio. Chiaramente come pasto trekking, ecco, cioè, tu sei da cracco, però chi se ne frega, cioè l'alternativa, se no, è andare nel bosco e cacciare un cinghiale, fate voi. E si sta alzando un po' di vento, bisogna tirar fuori le armi segrete e montare il paravento al fornellino. Eccolo qui, questo si mette qui così, praticamente con una cosina così piccola ci si potrebbe campare letteralmente. Il problema è cuocerci il cinghiale e tommazzi nel bosco, vedo un po' piccino, ecco. Però allora, lì la sbobba, buonissima sempre. Fa un buon profumo. Basta? Sì, sì, basta. Buon appetito. Buon appetito. Com'è? A me piace. È un po' sbobba, ma il sapore è molto buono. Allora si mangia, vai. Andato via il sole, è ricalata la temperatura, però si sta bene, dai. Siamo fatti anche la pennica post pranzo sul pratino, bello. Vai, si riparte, e ora tra circa un'ora e mezzo dovremmo essere a casa. Andiamo. Sunrise, sunrise, sunrise. Will you wait with me in the moonlight, moonlight, moonlight? How will we both be held? Ora, a parte quello ringhia più forte e più piccino, ma la cosa mi garba soprattutto è che c'è la protezione, ecco. Non c'è.
Cioè, te sei il più cattivo di tutti, sei il più cattivo di tutti. Vieni qua. È il cane di The Mask. È fantastico. Lui non fa entrare i ladri, ma perché fa tenerezza, capito? I ladri cambiano idea e si mettono a coccolare il cagnolino. Allora, qua riabbiamo un bivio. Di qua c'è un po' di sterrato, si deve risalire e praticamente si rifà la strada al contrario, almeno una parte. Di qua è una strada completamente nuova, però da questa parte è un po' più strada normale, quindi asfalto. Cosa preferisci? A me piace lo sterrato. Allora si va di qua. Sappi che qua incontreremo la villa con i 10 fottutissimi pastori maremmani. A me piacciono i cani. Bene. A te no? No. Perfetto. Perché mi abbaiano quando cammino, capito? A me, ma mi fanno paura, va bene? Soprattutto se sono 10 pastori maremmani. Andiamo. Andiamo, andiamo. E ora ti ci voglio vedere, prova del cuore. Ma così è facile, sono buoni tutti. Alla prima! Il nostro campione Mirko, ah là là. All'inseguimento del Mirko selvatico, aspetta. Bello questo tratto. Veramente bello. È un single track. Sentami mano, buca. Ti fa un po' foresta tropicale, comincia, c'è un po' di felci, sono castagni, edera e tutta un'altra serie di piante che non conosco. Ah sì, c'è i pruni, qui ci si raccolgono delle more buonissime. Te la sei un po' tirata, eh? Wow, mi hai portato in un posto stupendo, sembra un po' vicino a casa mia, quindi grazie. Prego. Anche oggi grazie Mirko. Guarda lì, primiciattolo. Andiamo, vai. Ah, questo sì che è bello come sentiero. Mamma mia. Su questi alberi davanti a noi ci ho visto gli scoiattoli. Chissà se si riescono a rivedere. Guardate com'è bello questo tratto. Manuel, allora non ti ho capito. Quando ti riprendo, non tu devi fermare, io devo riprendere la gente che cammina, se tu ti fermi. Si rifà. No, non si rifà. No, ma che si rifà? Ci monto anche questo, ma è possibile? La quinta volta riparto perché tutti fermi hanno ti ripiglio. È un video di trekking, la gente è deve camminare. È bellissimo fare trekking con un regista, ho scoperto questa nuova cosa. Cosa non devi fare quando parlo io? Parlarti sopra. Perché? Perché sei un regista del cazzo. Perché non si capisce una cippa. Questo è fantastico, vai su, dai, cammina. Ma qui davvero, ma come cacchio ci passiamo ora, a parte gli scherzi? Si va da qua. Molto wild, molto wild. Quest'albero e sembra quasi lo scheletro di un dinosauro. Stranissimo, vediamo se non mi buo la testa. Non me la son buata. Adesso si passa sopra. L'ha voluta l'avventura o fa la verdura? Che
Che spettacolo! Non l'avevo ancora detto, ma oggi ho deciso di sperimentare questo nuovo stile di ripresa molto reality. Quindi camera in soggettiva, eccetera, eccetera. Non vi sto a fare tutto il pippone tecnico perché so che non ve ne importa una sega, è anche giusto così. Però mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, perché non ho ancora ben capito qual è lo stile giusto per raccontare queste avventure. Ne sto sperimentando diversi, quindi se avete voglia scrivetemi un commentino dove mi dite sì, mi piace, no, non mi piace, rende l'idea, no, fa care, insomma, quello che vi pare. L'importante è che lo facciate, ecco, in maniera educata e senza scrivere offese, minchiate o cose varie, perché tanto verranno bannate, cancellate, non otterrete quello che volete, cioè attenzione per nulla. E quindi comportatevi per bene, come facciamo tutti noi, con educazione, rispetto, e potete scrivere tutto quello che volete. Apprezzo molto se lo fate, davvero. Ora sono serio, apprezzo. Non si vede, sei piccolissimo! Ah, che palle! Oh Gesù, ma perché? Perché me lo porto dietro io? Cioè, no, veramente, cioè, non lo so. Poi in realtà mi fa un sacco ridere, però non gli voglio dare soddisfazione perché sono una cacca. Manuel, ti cadono i pantaloni. Questo è uno dei casolari abbandonati più belli che c'è qua su a Germinaia. Molto bello, vero? Quando ero un ragazzino giravano molte leggende su questi casolari abbandonati, soprattutto legati alle messe sataniche, le messe nere. E noi ovviamente da pischelli, da quindicenni scapestrati, si venivano a cercare, esplorare, no? Ovviamente, perché ci mancherebbe stare lontano da certe cose, guai! E proprio nel bosco che abbiamo passato adesso trovammo un cappuccio di quelli, avete presente, tipo Ku Klux Klan, per capirsi. E ci si cacò piuttosto addosso, devo dire la verità, infatti non ci siamo mai più venuti. Oggi fa veramente caldo, ma caldo di brutto. Pensate la natura che regalo ci ha fatto. Non solo il 4 maggio ci hanno dato la libertà sportiva, attenzione, solo la libertà sportiva e senza assembramenti, ma la natura ci ha anche regalato una giornata bellissima, cioè quasi il primo vero giorno d'estate, forse d'estate no, ma di primavera inoltrata, di quelle belle, profumate, con i fiori, gli insetti, un sole ti spacca le pietre e t'abbronza anche. Che dire, non c'è da di nulla, cioè non c'è da di nulla, c'è solamente da godere. Quindi godiamoci le cose che abbiamo, invece di lamentarsi sempre, di rompere le palle e poi non muove mai il culetto. Non ti lamentare, se una cosa non ti sta bene, muovi il culetto. Ma non ti lamentare, perché tanto se ti lamenti, a parte rompi il cazzo a chi ti ascolta, punto primo. Punto secondo, sei negativo te o negativa te, trasmetti negatività agli altri, ma non cambi le cose, della quale tu ti lamenti. E allora, non ti stanno bene le cose? Cambiale, oppure non rompere le palle. Ah, che figata è qui! Bellissimo! Questa strada finisce nella città e quindi io non voglio portarvi a far vedere la città, perché ma chi se ne frega? Di conseguenza chiudiamo il video qui, in mano, che dici? Perfetto. In questo posto spettacolo, in questa campagna, così, su questi colli toscani pistoiesi, è stato il primo giro di primavera.
È stato il primo giro dopo 2 mesi di lockdown, dove c'era stata completamente privata la libertà. E oggi abbiamo riscoperto la libertà, forse la cosa più importante che abbiamo noi esseri umani, la libertà, libertà sportiva. Ma lo sport del resto è una delle cose più belle che possiamo fare con il nostro corpo. Oppure drogarsi, ma quella è un'altra storia. E quindi buona libertà a tutti. Sei contro luce. Non ho salutato Manuel. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao Mirko, ma abbandonare qua Mirko. Ricordacci tu, non so, poi torno a casa, cazzo.